Ragazzi, benvenuti, siamo in Scozia, girone di ritorno delle qualificazioni dell'ottava edizione dell'Europeo per Club. Napoli 4 punti dopo una bella prova contro il Bayern e adesso andiamo in campo e si parte. Calcio d'avvio con Anderson, volevo metterlo a notte ma mi sono sbagliato, ho lasciato così, pallone lungo, Koulibaly, Lobotka. L'appoggio a Elmas, poi Tuan Zebe che sta disputando un buon torneo, pallone a Gulam e sbaglia tutto Gulam, recupera e poi sbaglia anche, riparte il Napoli, Fabian Ruiz, pallone a Mertens e poi Insigne che non ci arriva, prova niente, McMullan, lancio per Cummings, pallone indietro, Zelinski. Pallone adesso verso Insigne, arriva Elmas, tocca in direzione, la palla in mezzo, Fabian Ruiz sbarca il tiro e c'è il gol del Napoli. Mamma mia, che azione ragazzi, devastanti con questa squadra, tutti i giocatori molto forti. E Fabian Ruiz 1-0, grande azione. Sta facendo bene anche il West Bromwich Albion, che mamma mia, sta facendo davvero un torneo eccezionale. Pallone in avanti, Cummings sbaglia tutto. Recupera poi Zelinski. Pallone da questa parte adesso con Koulibaly. Lobotka. Manovra bene, lancia Malquit. Palla verso Insigne, Lorenzino. Pallone in mezzo, Mertens. Mamma mia, che parata, plastica. E rimessa per il Napoli, va subito a batterla Malquit, mette in mezzo e il massimo ci arriva Ashford, Anderson, lancio per Cummings ma ha sbagliato Tuan Zebe, pallone in mezzo Fabian Ruiz, allarga bene per Malquit, pallone Insigne, si appoggia su Elmas, anticipato Anderson, sbaglia tutto ancora Elmas. Parte il tiro a giro e la palla alta, mamma mia. Vinciamo questo, andiamo a 7 punti ragazzi, molto bene. C'è ancora da affrontare il derby italiano con la Lazio e la gran partita che sarà col Bayern Monaco. Pallone ancora, rimesso in avanti ancora Elmas. Pallone verso Fabian Ruiz. Cambia gioco d'esterno, Zelinski gliela portano via. Attenzione alla manovra del Dundee. McGowan. Pallone a Jovic, attenzione parte il tiro, c'è il pareggio, porca puttana, errore qui di Zelinski e Jakubiak, 1-1, porca di una vacca. Mertens, palla verso Koulibaly, Malquì, pallone in avanti, Lobotka. Palla ancora dentro Insigne, la gira per Mertens, poi arriva ancora Lorenzino, palla in mezzo, lo stop e parte il tiro e c'è il 2-1, mamma mia, ma ragazzi questi giocatori qui i risultati li fai, e 2-1, gelato lo stadio del Dundee, siamo 2-1, giochiamo con calma, controlliamo la partita, siamo solo al 20esimo, Koulibaly. L'appoggio indietro a Idrissiak, esordisce oggi in questo torneo Tuan Zebe, Gulam, ancora Tuan Zebe, allarga bene da questa parte per Lobotka, Malquì, prova questo lungo lancio verso Insigne, la mette giù Lorenzino e poi viene anticipato, ancora Dundee che si riprotone in avanti. Jakubiak, pallone Cummings, gran dribbling, mette in mezzo un gran pallone Gulam, grande Gulam, Fabian Ruiz, uno dei migliori di questo torneo qualificazioni per il Napoli, attenzione però adesso la palla, pasticcia il Dundee, Malquit, siamo al 30esimo, sta per andare in archivio questa partita del primo tempo con il Dundee, poi qui sbaglia tutto Zelinski, non è il suo ruolo, attenzione, la palla in mezzo, mamma. Parte il tiro, mamma mia. E Gulam allontana. Non c'è Mertens.
Poi sporcato il passaggio, Zelinski non ci arriva, allora ancora McCowan per il Dundee, prova ad accelerare, non facciamo falli qua, deve uscire qualcuno, attenzione, parte il tiro, c'è il gol, mamma mia, 2-2, porca vacca, sì, quel portiere vale proprio niente comunque, vabbè, Jakubiak, 2-2. Dai Zelinski, fai la bocca. Sbaglia tutto il Napoli. Sta andando nel pallone, aveva iniziato bene. Sarà da lottare fino all'ultimo per passare agli europei di club, ottava edizione. E poi vedere di fare un europeo come si deve. Qui c'è il fallo. E andiamo avanti. La palla d'Adam. Proverà ad andare a mettere in mezzo il pallone, la rovesciata, palla alta. Ma che caldo che fa, rinvio di Idasiak verso Mertens, si fa sovrastare, lui non è tanto alto. Ashcroft, Fontaine, lancio in direzione di Cummings, bravo Koulibaly, ma c'è McMullan. Fermato, no, niente, grande finta, grande ancora McMullan, pallone in mezzo, Zelinski, c'è il fallo, regola del vantaggio, Gulam, e adesso però lo mette giù, e ci sarà cartellino giallo. Oh santo Dio, non mi dire che perdiamo perché sarebbe davvero un guaio, eh. Adam, parte Adam il tiro. Incredibile, non ci credo questa squadra come sta giocando questa partita. 3-2 da lì, guardate che gol. Mai più ci arriva. Proviamo a alzare, Zelinski. Palla in mezzo, verrà tolto perché sta giocando davvero male. Fontaine, lancio in avanti. E adesso diventa davvero tosta. Anche negli scontri diretti, perché loro in questo momento. No, siamo in vantaggio noi con Zebe, e allora la palla adesso in mezzo, ancora da questa parte, chiama palla, Insigne la riceve ancora e poi Mertens, vediamo cosa si inventa. Mertens prova ad andare via, attenzione, palla in mezzo, arriva Fabian Ruiz, esce il portiere, Elmas, cosa si è mangiato? Cosa si è mangiato Elmas? Non ci credo. L'ha presa col ginocchio. Porca vacca. Ancora Cummings. C'è Koulibaly. Ferma tutto. Tuan Zebe. Pallone adesso a Lobotka. La serve per Elmas. Pallone Insigne che non si è ancora visto. Lui adesso prova a puntare l'avversario. Attenzione che arriva come un treno. Il tiro a giro. Niente. La palla sempre nelle mani di Leibzins. Rilancio a cercare Jakubiak e finisce così, doppietta di Jakubiak, 3-2 per il Dundee, e noi andiamo, come sapete, a cambiare la nostra formazione. Quindi faremo questa sorta qui, via questi due, dentro lui, allarghiamo Mertens, facciamo un CL per lui e un CL per Insigne, però facciamo così. Ok, e adesso andiamo a togliere e mettere solo il contropiede sulle due punte centrali e vediamo cosa succede. Giochiamo così, via. Si riparte con Petagna. Sta venendo brutto nel campo, vedete che come si è oscurato il tempo. Koulibaly, Elmas. Deve ragionare il Napoli. Gulam, con calma. Gulam. Bravissimo. Insigne che aspetta la palla. Arriva in mezzo. C'è Petagna che la stoppa. Lo scaricò Zelinski. E c'è il tre pari. E c'è il tre pari. Una prestazione per Zelinski, anche se non è nel suo ruolo, ma
diciamo, onorata con questo pareggio. Grande azione del Napoli, 3-3. Tanti gol in questa partita, emozionantissima. E adesso attenzione, il lancio ancora in avanti del Dundee. Koulibaly, mamma mia. Ancora Napoli, Tuan Zebe. Palla da questa parte, ma qui Mertens la tiene lì. L'appoggio verso Elmas, bravissimo, parla da questa parte, Petagna, la finta, parte il tiro, giro, la palla fuori, mamma mia, dobbiamo sperare che il Bayern abbia pareggiato con la Lazio. Ancora il pallone, Osimhen fuori gioco, ah no, c'è fallo. E allora si riparte con Adam per il Dundee. Mette in mezzo a cercare la sua punta Cummings, ma esce alla grande Koulibaly. Pallone Osimhen. Attenzione perché può puntare l'uomo. Osimhen prova questo lancio per Petagna, ma Ashcourt ha capito tutto. Fontaine. Lancio per Cummings. C'è sempre Koulibaly. Pallone a McMullan, grande intervento di Malqui, calcio, rimessa laterale. McMullan, ancora manovra Adam, Anderson, McMullan, su di lui Mertens, non riesce a fermarlo, e allora Anderson, attenzione. Ancora il Napoli deve raddoppiare bene, farlo coi tempi giusti, come adesso, grande Mertens, pallone Osimhen, la tiene lì Osi, punta, palla verso Elmas che accelera, aspetta l'arrivo del terzino, lanciato bene Mertens, terzino di fascia esterno, mette in mezzo Osimhen, non ci arriva, porca vacca, Nedovan, che partite, oh, mamma mia. Guardate come corre liberissimo sulla fascia, poi fa questo lancio grande Koulibaly. Ancora Osimhen, la palla Insigne, e allora Petagna, e allora ancora Insigne, niente, forse qui c'era anche fallo. Attenzione a Yakubiak che ci ha già segnato due gol. McGowan lo attacca, Ghoulam arriva a raddoppiare ancora il Napoli, ma c'è fallo a detta dell'arbitro cinese qua. Calcio di punizione, se ne incarica Adam, la va a mettere in mezzo, colpo di testa, sprigiona via tutto Jakubiak. Allora Elmas deve chiudere su McGowan, lo fa male, attenzione a McGowan, Koulibaly adesso, niente, attenzione, parte il tiro, mamma mia, ancora Ghoulam. Prova a rilanciare, sbaglia tutto, passaggio stupido, doveva tenerla, ma recupera bene Florenzino, andiamo, Petagna, gran lancio per Osimhen, ma è troppo lunga, è troppo lunga, esce il portiere del Dundee, Elmas, e allora Petagna, mamma mia come gioca bene il Dundee, pallone in mezzo, sbagliano tutto, recupera ancora Osimhen, la palla verso Insigne, la finta, Osimhen, mamma mia se passava quella lì, Petagna, tacco, Elmas, parte il tiro, ribattuto, mamma mia, niente da fare, ancora Napoli, Zielinski, bravissimo, ha capito di cambiare gioco, Mertens, Elmas, Osimhen, pallone verso Mertens, parte il tiro, ma guarda che roba, e l'ha parato, ma quanto è forte Mertens, oh, mamma mia. Lo metti dove vuoi, gioca. Che giocatore, mamma mia. Lasciamo perdere, va. Tanto entra Giffiz. Attenzione, un'altra punta. Corsa da centrocampo. Lorenzino Insigne verso Zielinski. La tiene lì. L'appoggio verso Malqui. Fa partire questo tiro. La palla fuori. La palla fuori. Cristo santo. Vabbè. Riequilibriamo i reparti, ancora il lancio lungo, c'è sempre Koulibaly che disturba, Elmas non ne ha quasi più, attenzione però adesso il Dundee, colpo di testa, bellissimo ancora da allontanare,
Siamo all'ottantesimo. Koulibaly. Adam, gran stop al volo. Zielinski cerca di chiudere, poi Adam, niente da fare, Anderson. Rubiamo bene palla, attenzione Osimhen, Osimhen. Pallone a Petagna, Petagna, niente da fare. Mamma mia, come anticipano forte. Ancora Anderson, pallone. Attenzione, gran finta di Jakubiak, mette in mezzo questo pallone. Marcatura mista, dai. Calcio d'angolo, Adam, Koulibaly la palla, mamma mia, meno male che non è andata verso il centro. Griffiths. Pallone da questa parte, deve uscire ancora, lo ferma bene. Calma, calma. No, perde il pallone. Mamma mia, che errore qui. Che cazzo era che ha fatto sta porcata? Mamma mia come ha perso il pallone qua, guardate, mal qui. Forse Zielinski, altro calcio d'angolo. Tanto entra Juan Jesus. Pallone rilanciato in avanti, Insigne proverà ad andarlo a togliere, niente, per far partire contropiede. Grande gioco di gambe qui di McGowan. Attenzione ad Adam, parte questo tiro. Mamma mia, McGowan mette in mezzo, attenzione disturbati. E poi riusciamo ad andare via, no? Adesso sì. Ecco il pallonetto verso Osimhen. Ferma tutto, Petagna. Aspetta rinforzi. Arriva Insigne. 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 Un dribbling. Niente da fare. Ma non ne ha più, è stanco, non ne ha più. Non ne ha più Insigne. Attenzione, remake qui, attenzione Jakubiak. Chiudilo, chiudilo. Koulibaly, immenso. Pallone in avanti. E ancora finisce così, porca troia. Peccato. 3-3, una grande partita, ve l'ho detto, ci sarà da soffrire fino alla fine con queste squadre. Andiamo a leggerci i risultati della terza giornata di questi preliminari a gironi. Barcellona Atletico Madrid 1-0, Eibar Monza 3-0, Genk City 1-1, Bournemouth vince Luserna 3-1, Lazio che batte il Bayern Monaco, attenzione 1-0, Dundee Napoli 3-3, AAB 0, Rangers 2, Lille 1, Zurigo 0, Istanbul, Borussia Dortmund 0-2, Benfica e Bergamo 2-2, Celtic, Fenerbahce 1-0, Galatasaray, Leganés 1-0, Basilea Porto 0-1, Lipsia e Amiens 3-1, Lokomotiv Mosca Zenit 2-2 e il Brescia che vince in Olanda 2-0. Grande risultato dei leoni della Lombardia. Gruppo 1, classifiche. Istanbul 9 punti insieme al Borussia Dortmund, Benfica 4, Ibernian 1 punto. Gruppo 2, Fenerbahce 9, Galatasaray e Celtic 7, Leganés 0. Gruppo 3, Porto 10 punti, Lipsia 8, Amiens 2, Basilea 1. Gruppo 4, Lokomotiv Mosca 7, Brescia 6, Zenit 5, AZ 4. Questo è combattutissimo questo girone, c'è ancora due partite. Gruppo 5, Barcellona punteggio pieno, vabbè, 12 punti, Atletico Madrid, Eibar 6, Monza ormai eliminato, 5-0 punti. Gruppo 6, City 10, Genk 5, Luserna 4, Bournemouth che torna in corsa con la grande vittoria in casa del Luserna, se non sbaglio. Gruppo 7, Lazio 10 punti, Napoli 6 punti, Bayern Monaco 4, Dundee 1. A questo punto bisogna assolutamente battere la Lazio. E poi se il Bayern vince come credo col Dundee bisognerà fare anche solo un punto l'ultima giornata e siamo a posto, ma la Lazio bisogna vincere. Gruppo 8, Lille 12 punti, Rangers 7, AAB 4, Zurigo direi ormai spacciatissimo 0 punti. Ragazzi è tutto e poi ci rivedremo a un tutto esaurito perché se Napoli dovesse vincere contro la Lazio ha più di una gamba e mezza agli europei per club. Ciao a tutti e buona giornata!